specifica. E il Lecco Festival è organizzato dall'Associazione Amadeus Arte, compie quest'anno 12 anni. Abbiamo un calendario di 16 eventi e abbastanza variegati, c'è una forte presenza di quest'anno di una sede che è quella di Villa Carlotta, e ci faceva molto piacere però quest'anno proprio per dare anche maggior rilievo al progetto e alla, diciamo, a questa collaborazione che continua da molti anni, di mettere il concerto appunto in collaborazione con Banca Generali e Aerolinee per il Natale Club come apertura. E una notizia che abbiamo avuto ieri peraltro è quella che siamo stati scelti come manifestazione di rilievo regionale, quindi peraltro sia in questo concerto del 19 sia in tutti i concerti fino al 7 di maggio avremo lo stendardo ufficiale di Regione Lombardia che ci verrà consegnato, eccetera, dovremmo esporre questa cosa. Quindi siamo molto felici comunque di avere anche questo riscontro, che ovviamente in un certo senso premia il lavoro che facciamo, che è quello di diffusione della musica classica e non, e di rivalutazione del territorio e delle bellezze artistiche locali. Così ho pensato di invitare questo artista francese che è molto noto e che però è anche abbastanza particolare. Lui ama molto diffondere la musica, quindi oltre ad essere famoso come interprete e ad avere sicuramente una carriera brillante che potete leggere sul curriculum, cioè non so, lo vedete nella cartella stampa, Leclerc ha fatto tantissimi spettacoli, per esempio anche con dei famosi comici francesi, proprio per ironizzare sulla musica, per avvicinare i giovani anche a dei repertori diversi, quindi ha un modo di porre le cose, anche di porsi lui stesso, che è abbastanza originale e particolare. Trovo che laddove c'è un artista che comunque valorizza anche delle doti umane, dell'originalità, della creatività, è qualcosa sempre da premiare all'interno di un programma, anche se poi abbiamo un programma sicuramente di facile ascolto, perché è di facile ascolto colorato, che include appunto Beethoven, Debussy, Mussorgsky, il quadro di un'esposizione, quindi comunque un repertorio di grande fascino e di descrittivo, e appunto ripeto colorato, quindi penso che possa essere anche apprezzato da chi è già appassionato di musica, ma anche da chi si avvicina magari per la prima volta.